Faro Steam alla carica manuale. Cosa vuol dire carica manuale? Vuol dire che questo tappo è a pressione, bisognerà attendere che la macchina diventa completamente fredda per poterla ricaricare. Poi con la bottiglia antigoccia in dotazione si andrà a ricaricare il serbatoio. Mentre Faro Steam Plus ha un tappo che si può togliere in qualsiasi momento e sempre con la bottiglia in dotazione si può andare a ricaricare. Questo cosa significa nell'utilizzo? Significa che con Faro Steam bisognerà attendere appunto che la macchina diventi fredda una volta finita l'acqua e ci garantisce di igienizzare circa 10 stanze perché ha un vapore continuo di 20 minuti col serbatoio pieno, mentre Faro Steam Plus potrà essere ricaricata durante l'utilizzo, quindi potremmo utilizzarla per tutto il tempo che ci occorre. Faro Steam ha una scocca in policarbonato. La regolazione del vapore è sempre di tre velocità, una pressione di esercizio di 4 bar, mentre Faro Steam Plus ha una pressione di esercizio di 7 bar. Il vapore erogato è di Faro Steam è sui 90 grammi al minuto, mentre Faro Steam Plus 110 grammi al minuto. Tutte e due hanno delle spie luminose che ci indicano la mancanza di acqua. Sono molto leggere e pratiche da trasportare. Faro Steam pesa solo 4,5 kg, mentre la Steam Plus 6,5 kg. Tutte e due sono coperte da garanzia di 12 mesi. Vi presento gli accessori che troveremo all'interno di ogni Faro Steam. Avremo il tubolare da agganciare alla macchina, la lancia per le pulizie più grossolane, il Sanifix, che è da agganciare sempre qui per fare la sanificazione vera e propria, la bottiglia antigoccia che abbiamo già visto prima per ricaricare la macchina e in più abbiamo anche questa spazzola dove potremo porre anche questo per pulire le varie superfici del nostro studio dentale e due panni in microfibra. Andiamo a vedere come agganciare il tubolare alle due macchine. Adesso le macchine sono tutte e due pronte, quindi possiamo agganciare il tubolare. Molto semplice, si alza lo sportellino, si inserisce e c'è anche questo pernino di sicurezza. Ci spostiamo su Faro Steam, qua bisognerà aprire lo sportellino, lancia e si controlla che sia agganciato bene. Ora vi faccio vedere anche la differenza di getto tra le due macchine. Vi consiglio sempre, portata la potenza al massimo, qua con i due tasti sono al massimo, vi consiglio sempre di scaricare il tubolare dall'acqua residua. Quindi prima un pochettino sul panno, questa è la potenza di Faro Steam. Andiamo a prendere il Faro Steam Plus, esattamente stessa operazione, anche qui abbiamo portato la potenza al massimo. Scarichiamo il tubolare.